Allora ci colleghiamo adesso subito col professor Francesco Bove, primario ortopedico dell'INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano e professore Università La Sapienza di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, professore, Covid e ortopedie, quali patologie si sono maggiormente accentuate in questo periodo? Ma principalmente quelle che colpiscono le grandi articolazioni come le ginocchia e l'anca, quindi le articolazioni deputate al movimento. Il periodo di immobilità conseguente al Covid ha determinato quindi una ridotta attività di queste articolazioni che si sono irrigidite. Questo nei casi normali. Noi sappiamo che le grandi articolazioni, come l'anca e il ginocchio, hanno un liquido sinoviale che le lubrifica. Quando queste articolazioni rimangono ferme per lungo tempo, hanno una difficoltà a riprendere la loro attività. Questo nei casi, diciamo, fisiologici. Quando invece poi comincia a esserci qualche problema di consumo delle articolazioni, questi fenomeni si accentuano e si realizzano appunto si acutizzano le patologie che richiedono poi sempre diciamo, un intervento specialistico. Quindi, professore, ci pare di capire che non è giusto ritardare un intervento. Ma a proposito della chirurgia protesica, che è quella più frequente, ecco, prendiamo in esame l'artrosi del ginocchio. Quali sono i primi sintomi da valutare? Allora, come abbiamo detto, la rigidità che è il primo segno, poi c'è il dolore e quindi bisogna un po' indagare perché se questo è solo dovuto alla ridotta motilità o se ci sono delle situazioni patologiche del consumo della cartilagine, la deformità e quindi un fenomeno di consumo dell'articolazione che rende i movimenti difficoltosi. E non solo questo, ma con dolore, quindi limitazione articolare e dolore sono i due fenomeni che maggiormente si accentuano in questi casi. Professore, quali esami bisogna effettuare? Ovviamente andando dallo specialista per primo. Certo, questo dipende un pochettino anche dall'età, perché la rigidità articolare in un giovane è poco preoccupante. Insomma, se voi pensate, ecco, quando uno rimane a letto tanto tempo, rimane seduto su una poltrona, ha una rigidità quando si muove, un giovane si articola e recupera presto. Quando invece ci sono dei piccoli problemi di consumo e di alterazione della forma articolare, allora il problema non si recupera, il dolore rimane costante e normalmente si prendono degli antinfiammatori per vedere se le cose si risolvono. Quando invece non si superano e quindi il problema rimane permanente, bisogna andare da uno specialista per vedere di che cosa si tratta, e questo in relazione anche all'età, ripeto, perché il fenomeno che più preoccupa è quello dell'artrosi, e allora bisogna indagare per capire se questa artrosi è presente e in che misura. Certo, gli esami da effettuare, professore, la risonanza oppure la TAC, cosa bisogna fare? Ecco, il primo esame, diciamo, è una radiografia. Una radiografia che ci dà l'idea della deformità dell'articolazione e la riduzione dello spazio articolare. Se la radiografia non è dirimente, cioè se la radiografia non dimostra nulla, allora l'esame, diciamo, più consigliato è una risonanza magnetica, perché la risonanza magnetica ci fa vedere molto di più, ci fa vedere i tessuti molli, ci fa vedere ad esempio per il ginocchio, ci fa vedere i menischi, ci fa vedere queste guarnizioni se sono consumate e se contribuiscono in che misura alle limitazioni articolari e al dolore. Quando sono consumate, professore, bisogna per forza arrivare all'intervento di protesi? Beh, diciamo bisogna andare con una certa gradualità, quindi abbiamo detto prima i farmaci antinfiammatori, poi diciamo che se le cose vanno avanti si possono fare delle infiltrazioni di acido ialuronico o anche di cortisone. Il cortisone toglie l'infiammazione, l'acido ialuronico lubrifica. E il dato clinico è quello importante: se il paziente supera la problematica di limitazione articolare di dolore, allora le cose sono ristabilite. Se invece le infiltrazioni non sono più, diciamo,
idonee a superare queste difficoltà, e bisogna andare avanti con le indagini, e spesso vediamo che c'è un problema meniscale, per cui si fa un'artroscopia. L'artroscopia è un'indagine diagnostica allo stesso tempo terapeutica. Quindi che significa? Che in anestesia locale si fa un'infiltrazione di anestetico, poi attraverso un piccolo forellino si mette una telecamera e si fa un bilancio dell'articolazione. Se il problema è solo di carattere meniscale, quindi dei tessuti che servono a dare una stabilità all'articolazione e una loro e una, diciamo, e un'articolarità, il menisco consumato, degenerato, si può riparare, si può, diciamo, regolarizzare, e l'articolazione può riprendere a funzionare. Se invece la superficie articolare, e quindi la cartilagine che riveste l'articolazione, è consumata, la problematica è diversa. Perché cosa significa? Che l'articolazione ha questa cartilagine che la protegge, ammortizza tutti i movimenti, e quando si consuma è che lì che l'articolazione comincia ad avere dei movimenti rallentati. Ma si consuma, non è che si consuma in maniera totale, comincia con un consumo superficiale, poi si approfondisce questo consumo fino ad arrivare proprio alla superficie ossea. Ecco, quando si arriva alla superficie ossea significa che lo spazio articolare ormai è consumato e le parti ossee si consumano, e si capisce bene che senza la protezione della cartilagine l'articolazione scricchiola, l'articolazione diminuisce la propria articolarità, non si estende più, non si flette più, ma principalmente dal dolore. Dal dolore e da una limitazione funzionale per quelle che sono le attività quotidiane, quindi non si cammina bene, si zoppica, c'è difficoltà a salire le scale, a entrare in macchina, a camminare per lungo periodo. Ecco, allora a questo punto ovviamente c'è un'artrosi conclamata, per cui un'artroscopia non è più sufficiente, bisogna ricorrere alla chirurgia. Parliamo di protesi, professore. Quali protesi si usano? Ecco, quando la superficie articolare, perché l'articolazione del ginocchio è, diciamo che è un'articolazione tricompartimentale, noi possiamo vedere qui, se riusciamo a vedere un modellino, vediamo che abbiamo un compartimento interno, un compartimento esterno e poi una superficie femoro-rotulea, quindi sono le tre componenti dell'articolazione. Quando è consumata tutte e tre, e tutte e tre queste, diciamo, componenti, la situazione è molto avanzata. Se invece è consumata solo una parte per il sovraccarico funzionale, le soluzioni sono minime. Si fa una protesi monocompartimentale, vediamo qui un modello. Praticamente si riveste la parte consumata con una guarnizione metallica che poi andrà ad articolarsi con una superficie di carattere plastico, il polietilene. Quando invece la situazione è conclamata, voglio dire, colpisce tutta l'articolazione, abbiamo detto tutti i tre compartimenti, vediamo qui una protesi totale. Qui la vediamo di profilo, vedete, questa è una protesi di rivestimento, praticamente questa è la parte femorale con la parte metallica, poi c'è la parte tibiale e in mezzo c'è il polietilene, questa plastica molto dura. E vedete quindi che l'articolazione del ginocchio riprende la propria motilità attraverso questa protesi, che è una protesi artificiale. Dopo bisognerà fare la fisioterapia, professore? È ovvio, perché l'accesso per mettere una protesi è un accesso chirurgico importante, e quindi bisogna poi recuperare e riabilitare. La riabilitazione è abbastanza rapida, e il giorno dopo il paziente viene messo in piedi e in 2 o 3 giorni riprende l'autonomia funzionale. Significa che è indipendente e può andare al bagno, può mangiare, può camminare, ovviamente con 2 bastoni canadesi. Però la riabilitazione in generale richiede 2 mesi, 3 mesi, per cui si cammina per un mese con 2 bastoni e poi con un bastone.
La fisioterapia è importante per recuperare l'articolarità del ginocchio, quindi per flettere ed estendere bene. Questo, diciamo, riporta una funzionalità ottimale e alla ripresa delle proprie attività. Certo, il lavoro, professore? Sul lavoro, diciamo, meno che non siano lavori particolarmente usuranti e si riprenda a lavorare normalmente. E quindi quello che uno faceva prima riesce a fare dopo. È ovvio che non bisogna fare lavori traumatici, e quindi potremmo fare tanti esempi, ma insomma si capisce perfettamente che le attività traumatiche ed usuranti non sono adatte a chi porta una protesi. Certo, e lo sport sarà possibile? Le attitudini, e secondo quella che era diciamo, l'idoneità pre-intervento, si può anche sciare, qualcuno gioca anche a calcio, ma questo se era capace prima, ovviamente lo può fare anche dopo. Bene, professor Bove, la ringraziamo. È finito purtroppo il tempo. Ringraziamo il professor Francesco Bove, ricordiamo ortopedico e primario dell'Istituto INI. Grazie per essere stato con noi. Ci dovremo collegare un'altra volta perché vorremmo parlare con lei di Anca. Va bene, Grazie, professore? grazie, Grazie molto gentile. infinitamente. Buona Grazie. serata.